Questa è la pistola.
Sia perché io
possono essere gonfiate. Poi c'è un questi qua non so cosa servono, però PSI, dopo me lo studierò ancora meglio, però per le cose che mi servono a me io ho già capito cosa devo fare, quindi PSI è per i palloni e per la bicicletta. Infatti io andrò a usare PSI per appunto gonfiare il pallone nel video. Adesso io non lo schiaccio perché fa tipo il rumore più brutto che abbia mai sentito in tutta la mia vita. Si schiaccia appunto questo tasto qua arancione, boh, che colore, non lo so, e parte, e c'è scritto nelle istruzioni di dopo 10 minuti spegnerlo perché potrebbe andare a surriscaldarsi, ecco. E però il pallone si gonfia anche prima, diciamo un pallone piccolino, tanto per provarlo. E invece bar per l'auto, devi impostare tu con più o meno la pressione che vuoi che raggiunga la ruota, quindi dopo tu imposti quanto quello che è e fai partire e lui ti gonfia e arriva fino a 2 alla pressione che insomma hai scelto. Quanto sono diventata meccanica, meccanica nel senso che io adoro la mia auto e mi serve appunto per usare bene le cose, imparo, no? E quindi sto imparando queste cose anche perché se voglio essere autosufficiente non voglio dover aver bisogno di nessuno e quindi dopo potrò gonfiarmi i miei materassini e palloni e soprattutto le ruote senza far fatica, che io ho comunque mal di schiena anche per la bicicletta, gonfiarla. E c'ho già questo automatico, è fighissimo, funziona. Altra cosa che ho imparato usandolo è quando lo va a ricaricare, qui ha tipo un led che se è scarico è rosso e quando è carico diventa verde, è perché non ha altri schermi, cose, quindi lo capisci da lì. Comunque quando si accende nel display si vede quanto è carico. Questo l'ho imparato bene perché mi sarà molto utile in futuro. Comunque io sono una persona molto pignola e quindi donne, se non dovete aver bisogno di degli uomini, comprate. Scherzo, va bene anche per gli uomini. Io sono una persona molto pignola che quando mi piace una cosa voglio conoscerla al 100% per utilizzarla al meglio. In questo percorso per l'indipendenza, quindi mi sto organizzando molto bene. Sì, l'altro oggetto per
Si adatta perfettamente ad ogni tipo di lavello. Adesso io volevo farti vedere quello di casa mia, però è tutto sporco perché hanno fatto tutti i lavori lì e c'è tutta polvere. Io appunto le pulizie le farò una volta che avrò questa benedetta ringhiera. Non te l'ho potuta fare perché
Scriverci, non so, basta. Io di solito
C'era il pacco
selezionarla secondo necessità. Modalità colorata. Spostarsi a sinistra per visualizzare luci colorate, cioè il simbolo dell'arcobaleno. Poi off. Spegnere l'alimentazione del prodotto girandola al centro. E modalità luce notturna. Ah, ecco cos'era quel simbolo. Girare a destra. Questo sarebbe forse per i bimbi. Non ho bimbi, però vabbè. O Sam. Io sono una bimba. Dopo aver passato il timer per 60 minuti. Vabbè, insomma, la luce notturna si può anche regolare. C'è il timer per i bimbi che così dopo un tot di minuti si spegne. Bella questa funzione, quindi è anche, oltre che essere pucciosa per gli adulti, va bene anche per i bimbi. Ah, ecco cosa sono questi 60 minuti che avevo visto sotto. Madonna, quanto è carino. E zio Pera, che carina che sei, non vedo l'ora di provarti. È carica, non si vede niente. Viola, verde, zio Pera è verde. Ma non so se si, no, secondo me non si vede niente. Aspetta, vediamo se abbasso la luce. Arriva già carica, quindi pensavo arancione. Ah, bisogna schiacciarla verso qua la pancia. Rosa. Che colore è questo? Bisogna dare un colpo secco. Siamo usciti anche a provarla senza caricarla, che bello. E luce fu, tornata la luce. Beh, ma è troppo, quanto che carino. Cioè io, se sei arrivata fino a qua, commenta con un emoji a pera, che mi sembra la più adeguata. Me la tengo qua perché è troppo buccia. Penso che la terrò, ma quando mi sorride. Sia qua che a casa nuova, vicino al computer, così mi guarda e mi sorride e mi mette allegria. Che carino, ma mi guarda e mi sorride, ma quando sei boccia. Sì, ho preso un'altra luce che costa veramente pochissimo, un LED per allora io penso che questi vadano, in realtà secondo me vanno un po' dove ti pare. È un LED piccolino sia dentro ai cassetti, però a me piaceva di più l'idea che fosse tipo in corridoio. Ho un corridoio dove c'è la porta del bagno e pensavo di metterla lì giù, siccome dovrebbe essere, se non ho capito male, di quelli con la.
passavo, solo che ho pensato adesso, ma se passo di giorno si accende. So se da esterno. Ho visto il coniglietto, non c'è.
Sono tutti coloratissimi, uno diverso dall'altro.
Sam.